Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni e faccio cose. Allora ragazzi, scusate per lo sfondo bianco, ma vorrò fare più avanti una postazione YouTube, cioè mettere qua dietro cose carine, tipo scriverci YouTube, Flavia Celano, non lo so, cose carine comunque. Ma non ne ho avuto il tempo, sono sotto esame, non so per quanto ne avrò il tempo. Però oggi mi andava di... Sono al centro? Sì, dai, sono al centro. Mi andava di mettermi più vicino a voi in modo che mi poteste vedere meglio, perché ho i capelli fucsia. Rossi? Rosa? Dipende da diverse scuole di pensiero, perché... mia idea originale e la tinta che mi ha fatto vedere la parrucchiera erano fucsia. Però alcuni mi dicono, ah, stai bene con i capelli rossi, altri, ah, stai bene con i capelli rosa. Quindi... vabbè, ho i capelli diversi di colore e mi piace come mi stanno, quindi ci tenevo a farli vedere anche a voi. Prima volta in vita mia che coloro i capelli, a 27 anni meglio tardi che mai, però ci tenevo, mi andava un po', sai, quei momenti che ti va di essere diversa, che ti prende il matto, che sei stressata. Oggi sono andata a fare una visita medica di controllo, tranquilli, ed è tutto ok. Mi hanno preso la pressione ed era tipo 130-90. Mi fanno, sei stressatina? Mi fa la dottoressa, io, sì. Poi però 10 minuti dopo già era più bassa, quindi vabbè, non divaghiamo perché oggi è uno story time. Ah, ultima cosa ragazzi, ieri ho visto Niccolò Fabi, il concerto con l'orchestra all'Auditorium Parco della Musica di Roma. È stata tipo la cosa più bella del mondo. Veramente, sia lui da solo la prima metà che lui con la band e l'orchestra la seconda metà, intensi entrambi le parti del concerto in modo differente, intense, non intensi. Andatelo a vedere se vi capita, assolutamente, se sono rimasti ancora biglietti, perché tanti erano tutti esauriti. Comunque, ho deciso di fare questo story time perché non l'avevo mai fatto, cioè il primo concorso canoro della mia vita, perso miseramente ovviamente. mi faceva sorridere, ci ho ripensato in questi giorni, mi faceva sorridere quanto ero inesperta. Era in Calabria, arrivo lì, e era praticamente, io ero entrata attraverso la mia scuola. Io facevo proprio la scuola dell'obbligo, alle medie avevamo l'indirizzo musicale e io facevo pianoforte in realtà, però a suonare il pianoforte era una discreta pippa, adesso forse sono migliorata un cincinin dopo anni di studio, però la mia insegnante si è resa conto che cantavo molto meglio di come suonavo il pianoforte. E avevo questa fissa all'epoca per Laura Pausini, ragazzi, una cosa brutta. Ero completamente diversa da ora. E cantavo, la prof fece una prova con lei che suonava e io che cantavo Non c'è, di Laura Pausini per l'appunto. E niente, mi dovevano scegliere tra noi ragazzi, che io avevo provato questa canzone, le altre ragazze avevano provato la canzone suonando al pianoforte, le loro canzoni, e tra i prescelti c'ero io. Tra l'altro già stavo antipatica molto a delle mie compagne, bullismo hey, già che io sono stata scelta, alcune di loro no, è stato un episodio brutto anche quello, ma vabbè, sono arrabbiate molto, ma cioè, capita, quante cose sapevano fare loro meglio di me, disegnare, cioè succede che qualcuno sa fare qualcosa e qualcun altro magari... meno bene, ma sa fare un'altra cosa meglio dell'altra persona, sicuramente non c'è da arrabbiarsi per questo. Però vabbè, a nostra discolpa di tutte quante, avevamo anche 11-12 anni, quindi atteggiamenti immaturi ci stanno, penso 11 comunque, perché era prima media, sì. E niente, io arrivo lì, boh, fresca, ero andata dal parrucchiere, ragazzi, dico no, mi devo fare i capelli lisci perché devo cantare. E poi, tra l'altro, ero andata dal parrucchiere ma mi ero vestita super normale, jeans e maglietta. Ed ero convinta di dover cantare su un palco davanti a un sacco di gente, quindi non so perché ma avevo pensato al look dei capelli, ma per niente, minimamente, a quello, all'outfit, insomma, boh, vabbè, ero piccolina, ingenua, ripetiamo, ci sta. Arrivo lì, io, tranquilla, devo partecipare al concorso. Ok, dov'è la tua base? Io così.
la dovevo portare io. Cioè, ragazzi, livello di inesperienza, ma no. Da lì ho imparato qualsiasi contest, cosa fai, portati le tue basi. Io non lo so, siccome sapevo che esistevano i karaoke su YouTube, quelle cose lì, dico, la cercheranno, la troveranno. Cosa che poi hanno fatto, perché io da bimba piccola c'ero rimasta ovviamente male. E dico, sono arrivata fino a qui, adesso non posso cantare, già avevo i lucciconi. E poi quindi hanno risolto il problema, hanno rimediato una base di questa canzone che meno male ancora non portavo pezzi miei, quindi era una canzone famosa e facilmente reperibile. E niente, canto mi sembra decentemente, ma ancora manco studiavo canto, rendetevi conto, quindi evidentemente no. Avevo ancora la R moscia, io ragazzi, non so se sapete questa cosa di me, fino ai sì, 11-12 anni, così, fino a che non ho iniziato a studiare canto e ho trovato quel modo per toglierla, avevo la R moscia e la odiavo, mi prendevano in giro tutti, era una cosa che detestavo, però vabbè, magari sentita su qualcun altro mi piace anche. E che poi su di me è una delle tante cose su cui sono stata presa in giro tutta la vita, quindi ne avevo antipatia, così a prescindere. E niente, però era, io ero convinta che ci sarebbe stato un pubblico, che mi sarei esibita, e invece eravamo in questa sala di questa, penso, scuola di musica, eravamo solo partecipanti e giuria, e così ho cantato, stavo lì super nervosa. Ci sarebbe dovuta essere la sera, la finale, che saremmo stati davanti al pubblico, c'era un palco fuori, eccetera, eccetera. Non sono passata. Non sono passata e devo dire che io un po' male ci sono rimasta, perché all'epoca ero convinta di cantar bene, ma me lo dicevano anche poi tutti i miei professori e cose così, ma giustamente forse avrebbero dovuto dividerci in categorie, mi viene da dire. Perché magari cantavo bene per essere una ragazzina di 11 anni, giustamente. Lì c'erano anche persone più grandi che studiavano. Quindi oggi mi viene da dire è giusto che io non fossi passata. Però lì per lì, ovviamente, ripetiamo sempre, ovviamente, mi è uscita una è apertissima. Ovviamente, ripetiamo sempre, una ragazzina, mi è dispiaciuto. Però ovviamente ha fortificato il carattere. Il concorso successivo che ho fatto è stato quello dove poi sono arrivata terza, mi sembra l'anno dopo, con Scrivimi di Nino Buonocuore, ve l'ho raccontata questa storia. Se andate un po' indietro nel canale trovate il video, o magari ve lo linko qui sopra. E niente, ah, tra l'altro quel giorno sì, avevo anche la maglietta di Laura Pausini che avevo preso l'anno prima al concerto. Ero, ragazzi, fan, proprio il termine fan, perché ora non mi piace definirmi ad esempio fan di Niccolò Fabi, perché i fan sono, vedo parecchi fan di artisti un po' esagitati e dicono il mio idolo. A me non piace la parola idolo, perché preferisco parlare di essere umano con cui riesci a creare un contatto, anche se magari non ce l'hai sempre fisico. E niente, e quindi anche io un sacco di volte ho fallito e ho voluto raccontare questa storia perché capita. Ma la prima a cui lo dico sono io stessa che capita di fallire nella vita, perché quando lo faccio tante volte faccio l'errore di non vedere come, ok, un fallimento, è andata male questa cosa. Però vedo come, ok, tutto quello che ho fatto finora è stato un fallimento, mi dimentico delle, magari delle cose che invece sono andate bene, purtroppo questo grande difetto. Però ci stiamo lavorando, terapia e tutte queste belle cose. Scusate la, diciamo, brevità del racconto, ma essendo stato, oh mio Dio, 12 anni fa, ho dei ricordi abbastanza vaghi. Io so che sono andata lì, c'era questa sala di musica, c'era una ragazza che ha cantato Essere una donna di Anna Tatangelo che mi era piaciuta un sacco, ma mio padre, ovviamente, vabbè, mio padre è poco obiettivo, mia madre forse a volte troppo e mio padre troppo poco,
Cioè lui diceva: no, non è vero, non è giusto, sei quella che ha cantato meglio di tutti. Non è vero. Però, diciamo, mio padre è il mio più grande fan. Ciao papi, ti voglio bene, grazie. E ciao ambulanza, voglio bene anche a te, grazie. Mentre faccio il video. Vabbè. Ragazzi, vi ringrazio per aver guardato il video. Se vi va, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche e ascoltate la mia canzone Slegami, che troverete qui da qualche parte. Ciao!